Benvenuti a Giro Giro Tanto. Siamo a San Giovanni Teatino, dove stasera Vincenzo Olivieri chiuderà in grande stile la kermesse San Giovanni in festa con il suo Roba da Matti Summer Tour. E noi come sempre girovagheremo in questo borgo dalla doppia anima, quella antica, il centro storico della vecchia Forca Bobolina, e quella della moderna San Buceto, importante centro industriale e commerciale, un luogo dove antico e moderno, tradizione e innovazione si incontrano. Se siete curiosi, restate con noi. All'interno del Parco dei 120 Alberi, un'area verde di recente inaugurazione, raggiungo adesso il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci. Buongiorno. Ciao, buongiorno a te, buongiorno. Grazie di essere venuti qui a San Giovanni Teatino. Grazie a lei di averci ricevuti e ospitati. Allora, San Giovanni Teatino è l'esempio, con le sue due frazioni, di un importante centro moderno sviluppatosi intorno a un nucleo antico. Come convivono queste due anime? Come si valorizzano? Beh, intanto c'è un'area che è una vocazione naturale, quella dell'area commerciale, dove c'è stata una trasformazione negli ultimi anni, insomma, di riconversione dall'industria a commercio. Tutte le più grandi sigle commerciali stanno su San Giovanni Teatino, attualmente siamo il primo comune italiano. Questo da un lato ha sviluppato una parte del territorio, dall'altro ci ha purtroppo messo nella condizione di dover rincorrere per cercare di dare a questo paese un'identità che in passato è stata già ampiamente lavorata. Noi abbiamo dovuto lavorare su una serie di rifiniture importanti, che è quella della sicurezza stradale e della vivibilità del territorio. Quindi abbiamo cominciato ad investire su che cosa? Percorsi pedonali ciclabili, sulle aree a parcheggio al centro del territorio, parchi e la famosa città dello sport San Giovanni Teatino, che negli ultimi anni ha avuto un'esplosione, un boom, anche perché abbiamo investito ulteriormente su quella cittadella, creando aree a parcheggio che quanto erano insufficienti. Abbiamo trasformato una parte della cittadella e abbiamo realizzato altri spogliatoi, e quindi insomma abbiamo dotato il territorio di una struttura più industriale che altro. E quindi, se oggi la nostra piscina comunale ha un boom di iscrizioni, lo è dato da chi ha creduto nello sviluppo di quella parte del territorio, e da noi che invece abbiamo continuato questo percorso. E so che vi siete impegnati anche molto nel rendere estremamente vivibili le aree più commerciali. Sì, diciamo che adesso, con un intervento che faremo con fondi di Ipercop, che ha ampliato il centro commerciale, ha versato nelle casse comunali una determinata somma che oggi noi intendiamo 1.600.000 da spendere per migliorare la viabilità su quella parte del territorio che chiaramente, se ciò non fosse, andrebbero restituiti. Quindi stiamo realizzando con i fondi di Terna e con i fondi per Coop anche una pista ciclabile che porta la parte della cittadinanza verso i centri commerciali, che ormai sono diventati il dispensario dell'area metropolitana, e nello stesso tempo migliorare quella viabilità che era a carico del consorzio industriale, che notoriamente non ha mai avuto fondi per migliorare quella viabilità, e quindi noi ci siamo concentrati su quell'altra parte. Sulla parte di San Giovanni Teatino, approfitto delle vostre telecamere chiaramente per dire che dal 4 di settembre verranno aperte le buste per appaltare il primo tratto di messa in sicurezza di asfalto delle nuove, di tutte le strade di San Giovanni Teatino. E a proposito di opere, ci siamo sopra una pista ciclabile di un'area verde che è un piccolo gioiello del vostro territorio, il Parco dei 120 Alberi, che è virtuoso per tante ragioni, vero?
Sì, questa è la classica promessa elettorale che noi avevamo fatto in campagna elettorale, che poi si è avverata con grandi sacrifici da parte della mia collettività, perché questo va comunque ricordato, perché il Comune spende i soldi della collettività. Abbiamo realizzato quest'opera, l'abbiamo voluta nominare Parco dei 120 Alberi, perché un insediamento privato prevedeva la realizzazione di 120 appartamenti e anche una cessione di parte a Verde. Però noi non abbiamo voluto perdere questa occasione, perché comunque c'era una crisi in arrivo, sicuramente le abitazioni avrebbero fatto la fine di tutte le abitazioni che oggi sono per esempio nel polo urbano, per chi è di San Buceto, non sono state finite perché il mercato non ha più richiesta. Invece noi qua abbiamo realizzato questo grande intervento, 120 alberi importanti con tutte le essenze, una pista di 1 chilometro per correre a piedi, un parco giochi per i bambini, e grazie alla ditta ICO, che storicamente risiede in questo territorio, a memoria del signor Loreto Rangia, il proprietario, ci hanno regalato una palestra all'aperto, outdoor. Anche futuristica, vero? Anche 30.000 euro, futuristica, perché dovrebbero essere, diciamo, tra virgolette, corroborate di macchinari per accumulare energia elettrica e quindi ricaricare anche i telefonini. A quel momento, diciamo, in quel momento non è stato possibile, sicuramente la predisposizione c'è, speriamo che in tempi migliori si possa fare anche questo, però già il segnale è buono. Fantastico, e tutti gli alberi che sono qua intorno non sono alberi senza nome, sono alberi con un nome, vero? Sì, hanno un nome scientifico, però noi abbiamo fatto questa bellissima iniziativa, 120 alberi, dal momento in cui abbiamo approvato il progetto in giunta, li abbiamo voluti intitolare i primi 120 nati dal momento dell'approvazione ad oggi, quindi se lei vede ogni albero ha una targhetta col nome della bambina, il nome e cognome della bambina o del bambino, e quindi se vorranno negli anni potranno vedere, oltre alla loro crescita, sviluppo della loro crescita, anche quelle dell'albero. Inoltre mi preme ricordare che noi facemmo anche un concorso di scultura denominato Sculpere, 5 grandi scultori sono venuti sul nostro territorio, hanno realizzato le sculture per la parte di San Giovanni Alta, dove è interessato il vostro programma, abbiamo inteso destinare il virgulto, che rappresenta un pochettino quell'unione tra il bambino e il verde, eccetera. E grazie, grazie davvero Sindaco per il suo contributo. Grazie a voi, grazie, grazie tante. Well,
troviamo nel Borgo Antico, a San Giovanni Alta. Io sono in compagnia di Pierluigi Orsini, presidente della Proloco Primavera 94, che organizza la festa di stasera e che ci parlerà un po' di questo borgo. Buongiorno Pierluigi. E che ha il piacere soprattutto di accogliere questa bellissima trasmissione Giro Giro Tanto, che sì, ho avuto modo già di apprezzare e di vedere più volte. Bene, noi siamo seduti sulla Fonte de Maccarone, chiamata così perché questa fonte, insiste, è stata costruita su una proprietà di signori che si chiamavano De Cecco e che vendevano la pasta, le maccarune. Da lì il nome della fonte. Della fonte. A loro veniva detto le maccarunare perché vendevano questa pasta, e siccome questa fonte sta intorno ai terreni di questa famiglia viene chiamata la Fonte di Maccarone. Questa è la fonte che è, diciamo, è posta all'ingresso del borgo più antico di San Giovanni Teatino, e vi ho voluto portare qui proprio all'inizio perché questa fonte è dove si fermava la gioventù. Le nostre signore, allora giovani, venivano con la conga, perché non c'era l'acqua potabile nelle loro case, venivano con la conga in testa e senza mani. Esatto, e con la spara sopra la testa, la spara, con le mani sulle cinte senza dover tenere la conca. Ebbene, era una gara addirittura chi puliva meglio la conca, perché poi il giovanotto non guardava solo la bellezza della fanciulla, ma anche la bravura, e vedere una conca pulita, ben lucida, significava innamorarsi di una donna anche brava nelle faccende di casa. Era anche un po' una passerella qui. Certo, 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 è una passerella, e siccome prima non c'erano le macchine, non c'erano le moto, la strada non era asfaltata, e lo svago delle fanciulle, dei giovincelli del nostro borgo era proprio passeggiare, arrivare a questa fonte, incontrarsi con tra ragazzi, tra fanciulli e tra fanciulle, e nascevano anche tanti amori, e qui si parlava tutta la sera e ci si divertiva semplicemente, diciamo semplicemente, con dei luogo di aggregazione. E noi continuiamo il nostro giro. E ci troviamo di fronte ad un paesaggio davvero suggestivo, quello dei calanchi. Non ci sono solo quelli di Atri, ma anche i calanchi di San Giovanni Teatino. Cosa di cui andiamo molto fieri. I calanchi sono una erosione geomorfologica naturale del terreno che provoca queste insenature, che crea queste insenature, un fenomeno antichissimo che possiamo far risalire addirittura alla preistoria. Poi vi racconto anche una storiella molto simpatica che è capitata a me personalmente, e che ancora adesso, quando ci sono forti piogge, piogge abbondanti, questo fenomeno di erosione è visibile, perché vediamo staccarsi dei pezzettini di terra che continuano a creare queste spaccature, queste insenature. Cos'è la cosa carina di cui ti parlavo? È che probabilmente, anzi sono certo, che tutta San Giovanni era ricoperta d'acqua ai tempi della preistoria, e questo da che cosa è testimoniato? Dal fatto che noi bambini, quando andavamo a giocare sulla cima di questa collina, trovavamo delle conchiglie che erano i gusci di molluschi antichissimi. Certo, segno che c'era tanta acqua qui una volta. E l'acqua ricopriva anche la collina, ma ignari dell'importanza di questi reperti, noi li si prendeva per riportare ai nostri genitori che fumavano. Un tempo i nostri genitori fumavano anche in casa, e li si usava come posacenere. Comodi posacenere della preistoria. Andiamo fieri di questi calanchi, perché non avendo tanti monumenti, non avendo un borgo poi così bello come invece in tanti altri paesi, noi andiamo fieri di questo diciamo reperto, di questo monumento naturale che la posizione del nostro paese ci ha regalato. Tanto che è stata istituita anche una riserva naturale nei calanchi di San Giovanni Teatino, proprio a scopo di conoscenza e valorizzazione di questo ambiente. Sì. Il comune sul piano regolatore ha disegnato una zona che interessa le due colline, perché qui abbiamo due colline, dove verrà realizzato un parco, dove verrà realizzato, diciamo, una passeggiata,
aree picnic si potrà ammirare la vallata e quindi tutto il panorama che affaccia sul nostro bel mare di Pescara. Benissimo, io per il momento noi ci fermiamo qui perché noi ci troviamo tra poco in vesti un pochino differenti. Non vedo l'ora. Alla Prologo San Giovanni Teatino che mi ha voluto questa sera qui, grazie da parte di noi tutti di questo carrozzone fantastico che si chiama Roba da Matti e che non è solamente quello che vedete ma è tutto di più, perché abbiamo uno show a tutto tondo, c'è la musica di quelli della Rivieri Sboma Band a cui va un applauso, mi hanno tenuto compagnia fino adesso e sono fantastici con la loro musica, Daniele Di Marco la voce e naturalmente poi anche l'apporto di Giro Giro Tanto, che è una trasmissione televisiva che segue questo tour dovunque andiamo e quindi questa sera saremo anche qui. Reparto frittura pesce. Buonasera Elena, ben arrivata a San Giovanni Teatino. Ma insomma, quanto pesce avete fritto? Oltre un quintale. Un quintale di pesce diviso in? Quattro sere. In quattro sere, che è la nostra kermesse che si chiude stasera, San Giovanni in festa. Quanti tipi di pesce? Sono calamari e gamberi. E in quante siete addette al pesce? Che qua c'è un'organizzazione perfetta. Siamo in tre. Allora, tu... La signora che sta friggendo. La signora Giovanna. Ma ti puoi girare un attimo di spalle? Certo. Ed
eccola la filosofia di questa festa. Okay. Fatela la risata. Grazie. Grazie a voi. Quante birre avete spillato stasera? 7 fusti di birra. Ma grandi numeri questa sera a San Giovanni Teatino. Sì, l'ultima sera, ma la più bella. E invece il vino, vogliamo sapere il vino. Abbiamo fatto 10 litri di vino. Tutto buonissimo comunque, sì, sì. Arrosticini e birra. Però pure col vino l'arrosticino si sposa bene. Alla salute. Alla salute. Ma la marrocca quanto è ancora di tendenza? Tantissimo. Quanto tiene botta con la porchetta, gli arrosticini e le pizze fritte? Da 1 a 100 marrocchi e 1 la porchetta. Ma secondo me perché tutti noi abbiamo un ricordo d'infanzia della marrocca intorno al fuoco che la nonna ci cuoceva. È vero. Quante ne hai cotte? Fino adesso un 300. E allora viva la marrocca anche qui alla festa di San Giovanni, nonostante ci siano tantissimi stand sostanziosi, possiamo dire che la marrocca è di tendenza. Sempre. Arrosticini, gli ultimi arrosticini che state cuocendo, ma quanti ne avete cotti? Circa 4.000. Scusa, ma per curiosità, io non ho mai visto in vita mia una canaletta così lunga. No, ci state pure più lunghe di questa canaletta qua. Questo è ancora corto, non è tutto, ne sono 21 metri tutto. Ma tutto? Cioè voi avete una canaletta di 21 metri? Allora sì, sarebbe questi tre qua, questi due insieme e gli altri due che stanno là fermi. E quanti arrosticini contiene tutta insieme? 70 metri, fatti il conto, sui 1.400 anche. 1.500. Quindi praticamente con 3-4 cotture vi siete fatti tutta la festa. La serata, sì. Mi sembra molto ingegnoso, ma è un record questo che avete o? Sicuramente sì. Perché questa è fatta su misura. No, artigiano. Chi ve la... Il nostro record in una serata è 19.000. Aspetta, ripeti, avete cotto? Nostro record in 3-4 ore 19.000. 19.000 arrosticini? In 2-3 ore. Ma per chi? Per quante squadre di calcio? No, per la gente che... è il nostro massimo. E io direi che si può chiudere qua. Ma Pierluigi, decisamente in altre vesti. Tre vesti più folcloristiche. Con tua moglie, la salutiamo, Sabrina, ciao. Piacere. Buonasera a tutti. Vesti tradizionali abruzzesi, voi e i nostri amici alle nostre spalle, perché stiamo per assistere ad una magia antica, vero? Ad un ballo che era un po' un rito propiziatorio per la fertilità della terra, che risale a tanti, tanti anni fa. Sì, non riusciamo neanche ad avere notizie certe delle origini, per quanto sia antico questo ballo. Voglio iniziare col dire che perché tutti in abito folcloristico, perché qui a San Giovanni Teatino Alta c'è un coro conosciuto in tutto Abruzzo, Colline Verdi Teatine, che dal 2000 gira tutti i posti d'Abruzzo, tutta Italia, e siamo andati tante volte anche all'estero a portare le tradizioni del nostro paese e del nostro bellissimo Abruzzo. A proposito di tradizioni, parliamo di quello a cui stiamo per assistere, che è il ballo del laccio d'amore. Perché abbiamo parlato di tradizione, di rito propiziatorio per la fertilità della terra, come si faceva un tempo, ma dalla fertilità della terra alla fertilità di un matrimonio il passo è breve, vero? Certo, ed è il motivo per cui il ballo si chiama laccio d'amore. La fertilità della terra era un qualcosa di più antico, per cui i contadini di un tempo facevano e seguivano questo ballo con l'intento di offrire agli dei la bellezza del ballo, e se l'intreccio ridava, se quindi gli intrecci e disintrecci andavano bene, l'anno sarebbe stato abbastanza prospero con tanto raccolto, altrimenti ci si doveva preoccupare un pochettino.
questa cosa si è trasferita poi al matrimonio, alla coppia, e il ballo si è cominciato a fare durante i matrimoni, per cui gli sposi assistevano a questo ballo con trepidazione, perché se il ballo riusciva voleva dire che il matrimonio era sicuramente duraturo, ma soprattutto un tempo si auspicava che arrivassero tanti figli, i frutti dell'amore, esatto. E se invece l'intreccio non riusciva, gli sposi si preoccupavano un po', perché ci potevano essere dei problemi durante la vita matrimoniale. Allora presento ufficialmente il ballo del laccio d'amore e speriamo che questo intreccio riesca! E un, due, tre, via! E oh! Oh! Via! E oh! Oh! Via! E oh! Oh! Abbiamo visto intrecci larghi, intrecci stretti, intrecci fittissimi, ma l'importante, come in tutti i matrimoni, esatto, è che poi si sciolgano tutti. Sì, che tutti i nodi si sciolgano e si torni ad avere una vita serena e tranquilla con i propri figli. Davvero, davvero suggestivo, al volissimo. Io chiedo a tutti loro i nomi. Gianluca. Sonia. Renato. Fabiola. Sabrina. Adriano. Linda. Tommaso. Lorella. Fausto. Oriana. Giuliano. Gina. Pierluigi, grazie davvero a tutti. Elena, mi permetti, volevo presentarti questo signore, è Tonino Cesinaro. Prego, prego. Lui ha scritto, Coccione, che è un noto musicista abruzzese contemporaneo, ha musicato la canzone A San Giovanni. Avrete modo di apprezzare le parole bellissime che Tonino Cesinaro ha usato per il nostro bel borgo. Per è il un nostro inno parco. A San Giovanni Teatino. Senz'altro, è un inno a San Giovanni Teatino, ma poi è stato facile scrivere perché la descrizione del paese, e di conseguenza quello che ci sta scritto è tutte le realtà del paese, tutte le bellezze del paese, diciamo. Bene, saremo felici di ascoltarlo, insomma, a breve. Solo un pezzetto, non cantato. Prego. Ma del ritornello, e dice: a San Juan la vecchiaia passe fuori. Che vuol dire? Vuol dire che siete sempre giovani. Esatto, esatto. Che siete giovani di spirito. E già da qui si vede, eh? Esatto, esatto, perfetto. Grazie a tutti. Pronto? Pronto, buonasera. Parlo pronto? Con Andrea. Pronto, buonasera, mi ascolta? Buonasera, mi ascolta? Pronto? Pronto, mi sente? Pronto, buonasera, mi ascolta? Sì. Buonasera, mi scusi l'orario. Senta, io sono il dottor Andreani Giulio e chiamo da booking.com. Sì, salve. Senta, buonasera. Senta, la sto disturbando perché stiamo chiamando in un orario non molto consueto. No, non c'è problema. Ah, benissimo. Problema. Senta, allora io volevo dirle che praticamente lei insieme a qualcun altro, ma avete affittato una casa, avete preso una casa per 7 giorni a Castro Marina, Lecce, no?
Sì, esatto. Ecco, guardi, noi ci è arrivata una, diciamo, una segnalazione perché avete lasciato un rubinetto aperto inavvertitamente, mi auguro, e praticamente la casa a Castromarina ormai galleggia, nel senso che si è allagata. Ora, non è assolutamente vero. Guardi, vi addebiteranno i danni sulla carta di credito, però non c'è problema, questo lo risolviamo in un secondo tempo perché voi potete chiedere anche di fare eventualmente un ricorso, eccetera. Intanto vi addebiteranno i danni sulla carta di credito. Questo non è assolutamente vero, quindi qualsiasi addebito io respingerò al mittente perché non è assolutamente vero. Guardi, questo non so se lo può fare perché se lei ha visto, lei sicuramente avrà letto, no, tutte le clausole del contratto quando avete firmato, no? Quello in piccolo... Certo, ma... il numero, diciamo, 124 che, come fa la coinquilina o comunque la proprietaria a constatare che il rubinetto era aperto, perché tanto lei non c'era quando ho lasciato la casa? Guardi, come fa a dirlo? Perché la signora quando voi avete lasciato la casa, appena dopo è andata lì per pulire e per, diciamo, preparare la casa per altri ospiti. E scusi, questo a lei chi gliel'ha detto? Questo mi è stato riferito direttamente dalla proprietaria. Che si chiama? Ecco, questa è una bella domanda, perché noi di booking.com sappiamo tutto, ma fino a un certo punto, nel senso che la proprietaria non è che ci si presenta. Io so il nome dell'appartamento, insomma, che si trova in via... Scusi, ma lei come mai mi sta chiamando un cellulare se io sono stato sempre contattato da un numero fisso tramite Booking? Perché adesso abbiamo cambiato sistema perché ci costava troppo, sinceramente, quando telefonavamo dal fisso ai cellulari. Mi permetta di non crederle, perché io chiamate da Londra. No, guardi, Booking, allora, quindi, forse lei non... Sicuramente un portale così grande, guardi, è lei non, strano che guardi, cambia forse sistema. Lei non sa comunque, che vabbè. Noi abbiamo aderito all'ultima offerta TIM, paga brevi, guarda e mangia, è una, un nuovo, ed è una, praticamente sono 1200 ore. Non mi interessa comunque. Sono 1200 ore di voce, 1300 ore di dati. Non tramite Booking, quindi se vuole mi chiama lei e mi fa sapere. Comunque la carta comunque, non è più attiva, quindi io le lascio quello che vuole. Va bene, non si alteri, signor Andrea, perché non è il caso. No, non mi sto alterando assolutamente. No, io la sento un po' alterato perché io la conosco come persona molto gentile. Noi abbiamo scambiato. I rubinetti erano aperti, mi consente, i rubinetti erano aperti quando sono preoccupato io. No, no, niente, questo è un appunto che ho fatto tanto per far capire che la situazione lì è drammatica, insomma, perché purtroppo la signora ha fatto ultimamente tutta una serie di lavori per rendere impermeabile la casa perché ci aveva piovuto una volta e quindi l'impermeabilità ha giocato contro, perché se era come prima l'acqua se ne usciva, invece è rimasta tutta dentro. Io ho visto fotografie con la signora, insomma, con l'acqua fino al cicello, capisce? Cioè... Ok, poi che mi deve dire ancora? Allora, le volevo lasciare la mia mail in modo tale che l'avvocato della booking.com, l'avvocato Movedi che ti faccio, scherzo, può scrivere? No, mi può dire il suo nome e cognome, per favore? L'ho detto prima, lei non si segna... Non lo può ripetere perché c'era? Ho capito, allora, il mio nome e cognome è questo, allora mi chiamo Andrea, no, Andrea sei tu? No, io... Facciamo un po' ciascuno... A me sarebbe piaciuto sempre chiamarmi un Andrea, sinceramente, perché mia mamma mi ha messo nome invece Fulvio, e Di Nunzio. Senta, allora facciamo così, io faccio una cosa, le lascio... No, mi può dire chi le ha dato questo numero? Per bravo, favore. Questa è un'altra bellissima domanda. Allora, questo numero è stato trovato praticamente dalla signora sotto all'appartamento, perché qualcuno ha detto, 346, insomma il numero suo, ti amo da morire, ci vediamo all'autogrill, ecco. Sì, ok, poi... Ma questo perché non le è piaciuta la recensione su Booking, mi faccia capire. No, effettivamente, guardi, la stiamo chiamando perché lei è scostumato, ci ha messo questa recensione un po' scostumata e quindi noi stiamo vendicandoci, perfetto. E le faremo pagare fino all'ultima lì. Ho bisogno di fare tutto questo giro di parole, mi scusi. Oh, perché sempre, ho parlato da tutti, o bambina, io sono adulto. Oh, sta calma, maestro, perché io sono di Milano, però io sono nato a Rangetella a pescare, quindi sta calma. E quindi che vuole? No, beh, no, io dar vodka a te e tutte le cugnate e la voglio. Capito? Allora, bene, stai okay. Calmo, stai calmo. Allora. Sti ridi, che cazzo ti sti ridi? Che mi sti ridi? La faccia? Ah? No, vabbè, dai, saluto Giustino, Loris, la esatto, bravo, sì. Bravo. E io sono Vincenzo Olivieri, Moncapè! 1, 2, 3! Moncapè! Moncapè, siamo in piazza San Giovanni di Atino, un applauso a tutti presenti, vai! Buonasera, Enrico. Andrea, quando sei bocca aperto!
Sono immersa nel verde di una importante realtà del territorio, un'azienda virtuosa perché ha saputo coniugare un approccio etico a forti spinte innovatrici, un esempio per le realtà del territorio. Ne parliamo insieme a Massimo Rabottini, agronomo, fitopatologo e titolare dell'omonima azienda. Buonasera Massimo. Buonasera, buonasera a voi. Allora, intanto diciamo cosa producete, voi siete un'azienda agraria. Esattamente, noi siamo un'azienda agraria, è un'azienda che è da due generazioni che produce inizialmente frutta e verdura e poi si è trasformata nella produzione di olivo e quindi olio e poi vite e quindi vino. E noi alle nostre spalle vediamo i vigneti e gli uliveti che si estendono. Esattamente, qui abbiamo uno scorcio di quello che produciamo su dei vigneti vecchi e degli oliveti abbastanza datati. Abbiamo detto in apertura appunto tradizione e innovazione, per esempio mi dicevi che siete la prima azienda, avete ricevuto tanti premi, ma ad avere una struttura nella cantina completamente in legno, perché e come questo può essere un valore aggiunto al prodotto? Ma è molto semplice perché nella mia professione, avendo avuto la fortuna di girare un po' il mondo, il nostro approccio è sempre stato quello di un rispetto rigoroso dell'ambiente. Questo si è tradotto nella costruzione della nostra cantiera completamente in legno, nel mettere al di sopra un giardino pensile e nel gestire le acque reflue della cantina con un impianto di fitodepurazione per diciamo avere un rispetto massimo dell'ambiente, così come la conduzione bio completamente di tutta l'azienda. Quindi siete un'azienda completamente biologica. Esattamente. E mi incuriosiva anche molto, prima mi parlavamo un attimo dell'approccio olistico, quindi un approccio, posso definirlo personale con la pianta? Assolutamente, sì, è un approccio proprio personale perché le piante sono molto influenzate dal nostro campo elettromagnetico, per cui se l'approccio è di tipo negativo la pianta risente di questo approccio. Se invece vengono trattate in maniera rispettosa, quindi diciamo con amorevolmente, però diciamo con un approccio più positivo, la pianta risponde molto bene anche per quanto riguarda la produzione e la qualità del prodotto. Ma mi fai un esempio, è vero che tu con le piante ci parli? Sì, parlo con le piante. Abbiamo fatto diverse prove anche in ambito universitario e proprio in questa azienda, nel vecchio oliveto, su metà dell'impianto io sono entrato, ho parlato con ogni singola pianta. Cosa gli dici? Abbiamo parlato della potatura, di come veniva fatta la potatura, di quello che veniva tolto, dei rami che venivano tolti. A tu per tu proprio? A tu per tu per ogni pianta. Chiaramente su ogni pianta veniva infuso dei fiori di Bach. Anche i fiori di Bach per farle stare serene? Esattamente, per renderle tranquille. Su metà dell'impianto, sull'altra metà non ho fatto assolutamente nulla. Né la voce, né la rassicurazione, né i fiori di Bach, né nient'altro possa essere considerato da qualcun altro assolutamente superfluo. Esattamente. Il risultato è stato che durante la raccolta, nella parte in cui abbiamo fatto questa prova, noi abbiamo raccolto il doppio del prodotto rispetto all'altra che non abbiamo fatto assolutamente nulla. È difficile da credere, ma è anche estremamente affascinante. Non è il primo esperimento che si fa, esperimenti simili sono stati fatti anche con la musica, con dei risultati grandiosi, vero? Esattamente, anche con la musica. Noi non abbiamo utilizzato la musica, abbiamo utilizzato solamente il nostro approccio positivo con il nostro campo magnetico, che è stato chiaramente tutto rilevato. Volessi cogliere un chicco d'uva e volessi parlargli prima, cosa potrei dirgli? Di ringraziare della produzione che ti ha dato e di chiedere il permesso di assaggiare la sua produzione stessa. Vado, Vai. Oh chicco d'uva, sembri davvero succulento, sei in una meravigliosa pianta. Ti ringrazio per la tua produzione. Posso coglierti? Certo. Puoi anche assaggiarlo. Io lo assaggio. È buonissimo, vuol dire un po' che è contento delle mie parole. Certo, lei percepisce tutte le nostre sensazioni.
in questo, diciamo, affascinante percorso di innovazione, anche un po' mistico direi, io mi sposterei adesso un attimo in una saletta molto particolare, la stanza della cromoterapia. Esattamente, ed è piccola ma molto molto bella, perché noi tentiamo di accogliere i nostri ospiti attraverso questa cromoterapia, cioè abbinare le pietanze e il vino con la luce, in modo da mettere a proprio agio le persone che assaggiano i nostri prodotti. Voglio essere messa a mio agio, andiamo. D'accordo, ben volentieri. Ed eccola qui la sala della cromoterapia, che sostanzialmente è la sala degustazione. Esattamente, è la nostra piccola sala degustazione che è stata progettata per la cromoterapia. Infatti vediamo che già cambiano i colori. Sì, già sono preimpostati con delle rotazioni particolari che poi vengono poi scelte in base alle pietanze e ai vini da abbinare. Come si legano i colori ai vini? Qui abbiamo un Montepulciano, un Cerasuolo e... un Trebbiano in purezza. Beh, normalmente abbiamo visto che i colori che riflettono diciamo lo stato di tranquillità nell'assaggiare i prodotti per il bianco sono il verde e l'azzurro, mentre per i rossi andiamo un rosso o un viola, che danno la possibilità di esaltare le caratteristiche organolettiche dei vini ed esaltare anche le pietanze che tu stai assaggiando. A cosa le abbinerebbe questi vini? Ma io partirei, perché noi gli abbinamenti, oltre alla cromoterapia, abbiamo dato ai nostri vini dei nomi particolari, perché partiamo con il per iniziare il bianco, che abbiniamo normalmente con una pietanza d'ingresso che potrebbe essere anche una panzanella con poco pomodoro, cetriolo, del pane raffermo, per poi proseguire con un Cerasuolo che si chiama sempre per iniziare, e viene legato normalmente a un prodotto un po' più grasso, quindi anche ad un lardo di colonnata per esempio, per poi passare a dei rossi che sono gli assalire, che possono andare dai 24-36 mesi fino a finire con l'edinfine, che è la nostra riserva, e poi per concludere che è il passito rosso. Questi normalmente vengono abbinati alle carni o piatti abbastanza importanti, fino ad arrivare anche ai formaggi o al cioccolato. Allora, per iniziare, facciamo una prova? Ah, certamente. Allora, verde e Trebbiano in purezza. Esattamente, possiamo già iniziare. Direi che è ottimo, ma sono di parte. E sul rosso tenue, allora io vado col Cerasuolo. Decisamente. Davvero delizioso. Grazie mille. Anche perché questo è un Cerasuolo molto particolare. È fatto da salasso, un giorno in buccia, ed ha un corpo notevole, perché stiamo parlando di un Cerasuolo da oltre 15 gradi. L'atmosfera si fa più notturna, più corposa. Quindi andiamo con un Montepulciano molto intenso di una riserva 2011. Per sentire le note caratteristiche del Montepulciano. E sull'intensità del Montepulciano io ringrazio tanto Massimo Rabottini per questo particolare viaggio nel vino e nei vostri prodotti tipici, tra tradizione, rispetto per la tradizione e innovazione. Grazie mille a voi. Pronto. Buenas tardes. Yo me llamo José Martínez Fernández. Y soy de Argentina. ¿Hablo con Mauro? Sí. Mauro, buenas tardes. Yo te llamo porque sabes que tú baila el tango argentino, ¿es verdad? Sí. Te telefonavo perché io te volevo chiedere se tu è interessato a partecipare alla gara
che si tiene a Buenos Aires in febbraio del 2000. No, ma io non faccio gare io. No, no, però è una cosa importante perché dall'Italia nosotros tenemos una serie de personas que vienen a la Argentina para bailar per la propria región. Tu fai parte della región Abruzzo. No, io non posso per motivi di lavoro, non posso muovermi. È tutto spagato, spagato il vuelo, pagato l'albergo, il mangiare, dormire, dos potanos. E tenemos tutto. No, ma non posso fare le questioni di lavoro. Alla puttana, ma quanto puoi tu? Praticamente mai. Mai, stai in galera, le salva. Io non sono professionista, non sono. Ho capito, bravo. Però tieni presente che puoi svoltare la tua situazione economica, perché nosotros pagamos bien en dólares. Il primo premio è 500.000. 500.000 dollari. No, grazie. Ne frega niente. Non faccio gare io. Allora, sennaggia la puttana. Grazie. E mi dispiace perché è una cosa importante. Io so che tu sei bravo. Ho visto fare il pietos, quello del petos calzos, quello col pietos che come si chiama? La mossa col pietos che va dentro alla gamba della mujer. Sì. No, ma non ballo, non sono professionista, io faccio solo per divertimento. E ti diverti? Che sta voce non mi sembra che ti diverti tanto nella vita. Stai un po' afflitto, mi sembra no, Sergio Endrigo. No, sì. Stai un po' triste. Che... No, è che stavo dormendo. Scusami, no, purtroppo l'Argentina è mezzogiorno e mezzo, allora nosotros non ci rendiamo conto quando telefoniamo. Allora io te lascio al tuo sogno. Sogna grazie, che vieni all'Argentina e che ti vincevi 500.000 dollari, perché qua non no, sì, magari, vabbò, no. Eventualmente lo diciamo agli amici tuoi, all'amico tuo che si chiama Andrea. Andrea chi? Andrea dell'Argentina. Andrea sono fischietti di Marinis. Com'è? Sono tanti Andrea. Sono tanti di Andrea. E quando è amico tuo, Andrea, proprio, che conosce tutti i tuoi particolari, che mi ha fatto telefonare. Andrea. Uno che te li baffette e i capelli, cioè i capelli sopra, e lo sbaffos. E quando ride si vede la dente da sopra, eh? De Marinis. Andrea De Marinis? No, che ladra. Sì, De Marinis te li baffe. Dalla Calabrese. Calabrese. Ah, Calabrese. Calabrese. Che è un, sì, è un collega, un amico, chi è? È un amico. Amico. Da domani non sarà più amico perché questo è uno scherzo telefonico, sono Vincenzo Olivieri e quel Bocca Apertos ti ha fatto telefonare a me. Siamo qui a San Giovanni Teatino, un applauso a tutti presenti, vai! Ciao, grazie, ciao. Grazie. Ciao, grazie. Ti ha detto, vabbò. Andrea, però, guarda, parte, fa che cosa, sei troppo triste. Che lavoro fai? Sti in galera? Perché busci mai? No, mi alzo le 4, fa un po' che cosa. Oh, ti devi alzare, Fabio, scusami, ma è stata colpa di Andrea che mi ha fatto telefonare, se non avrei mai voluto. Vabbè, saluto, Mauro. Saluto Andrea. Va bene. Okay. Mauro, grazie, buona nottata, grazie di quello che ci rimane. Grazie, notte. Ciao, grazie. Ottimo, ciao. Il tuo argentino è ottimo. Frega, ti faccio paura, posso venire a fare alla milonga? Vabbè, grazie, domani, grazie. Domani. Ciao, ciao, ciao. Abituati a riconoscere nei piatti tipici abruzzesi un minimo comune denominatore, la semplicità, spesso dovuta alle origini povere, contadine, semplicità che però fa rima con bontà. Il piatto di oggi non fa ovviamente eccezione, anzi potremmo inserirlo nella top 10 dei piatti tipici d'Abruzzo. Per scoprire di cosa si tratta, io sono insieme alla signora Lidia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che cosa prepariamo oggi? Oggi prepariamo il ciabotto. Luciabotte, beh, in dialetto diciamo si chiama Luciabotte, diciamo in italiano diciamo il ciabotto, però si chiama Luciabotte. E all'apparenza sembrerebbe un piatto light perché è fatto tutto di verdure. Sì, sono tutte verdure dell'orto, del nostro orto.
perché giustamente una volta non c'era i frigoriferi come oggi, purtroppo si andava all'orto e si prendeva tutto ciò delle verdure che c'erano a portata di mano, come quando le zucchine, pomodori, patate, carote, peperoni, melanzane, cipolla e tutte le erbette. Quindi un piatto a chilometro zero, poi, adesso poi, è prezioso. Bravo, bravo. Poi a chi piace anche un pizzico di peperoncino. Bene, allora iniziamo la preparazione del luciabot. Allora, mettiamo prima di tutto le carote. Signora organizzatissima, ha già tagliato in pezzi tutte le... Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Poi mettiamo i pomodori. Ovviamente sono tutte verdure del suo orto. Del mio orto, non c'è niente di aggiunto. Le patate. Ma tra le verdure del suo orto c'è anche questo... Allora, quella è la zucca del mio orto. Ma non è geneticamente modificata, signora? Cioè questa... No, è nato da solo. E così è venuto, questo mettiamo... Promette bene il suo orto. Abbastanza. Adesso mettiamo le zucchine, i peperoni, peperoni possibilmente un pochino maturi, un po' rossi e un po' verdi. Poi ecco, le dicevo, se non ci sono i bambini, un pizzico di peperoncino a piacere. Certo. Eccoci qua, poi mettiamo le melanzane, che poi le melanzane io avevo solo queste nere, però potete mettere anche una melanzana bianca. Ci Ma si mettono quindi tutte insieme, non c'è una differenza di cottura? Assolutamente no, si mette tutti insieme. Principalmente si mette l'olio extravergine d'oliva delle nostre colline di San Giovanni Teatino. E questo ci tengo a dirlo perché dobbiamo portare avanti, come si dice, i nostri prodotti genuini. Poi non dimentichiamo la cipolla. La cipolla rossa. Ma tutta questa ci mette? Questa qua tutta. Una volta non si scherzava per niente. La cipolla fa bene. Va bene, e possibilmente a chi piace, non è nella ricetta, ma io ce lo so aggiunto, uno spicchietto d'aglio. Pure! Ci sta bene. Poi mettiamo le erbette, che sarebbe il prezzemolo, lo facciamo bel a pezzettini, così mettiamo giù, il basilico, belle foglioline del basilico, bello fresco, sempre del mio orto. Rigorosamente. Poi mettiamo giù il sedano. Ah, lei è una forza della natura comunque. Assolutamente. Chiedo scusa, devo prendere un minuto. Vabbè, ce lo mettiamo a pezzetti qua. Un coltello ci vuole. Beh, così è più genuino. È più agricolo. Quando è una cosa agricola è più buona. Su questo non abbiamo alcun dubbio. Non ci piove. Adesso che abbiamo messo tutte le verdure, mescoliamo bene. Ecco, un attimino, dimenticavo un po' il sale grosso. Perché grosso e non fine? Assolutamente, perché il sale grosso è più saporito di quello fine. Certo. Adesso che abbiamo messo tutti gli ingredienti, compreso l'olio, il sale, tutto quanto, lo mettiamo sul fuoco. Andiamo, è mica un fuoco qualsiasi, c'è un bellissimo caminetto. Bel caminetto, dobbiamo metterlo qui sul fuoco, sopra al treppiede, si chiama lo trappiede, detto in dialetto. E il nostro ciabot finalmente dovrebbe essere pronto, vero? Penso di sì, penso allora di sì. Allora lo togliamo dal fuoco. Andiamo a vedere, attendo un attimo che mo vai a piare un mandricchione, che se no mi coce. Un mandricchione, lo dice anche Vincenzo Olivieri parlando della nonna che c'era il mandricchione. Questa è la testù della mamma a me. Signora, ma lei parla un ottimo dialetto di queste parti. Ma se ci sono nata tra ecco e curtone, che ci pensa a fare? Siamo tutte uguali. Allora, tanto un attimo che lo leviamo dal fuoco. Prima di tutto dobbiamo vedere un po' se la cottura è pronta. Sì, perfetto. Ok, dobbiamo togliere dal fuoco. Facciamo piano piano che questo mi cuoce. Oh, eccoci qua. Andiamo a vedere. Wow, che meraviglia! Che meraviglia! Che profumino! Mentre ci prepariamo all'assaggio, mi incuriosiva che lei è così anche colorita nel modo di parlare. Ma lei mi ha anticipato nell'assaggio. È prima di assaggiare, perché se non è buono non te lo posso fare mangiare. Giusto, e invece è buono, vero?
Ottimo, assolutamente. Il piatto va guarnito. Esattamente, con le bruschette che giustamente il motto è da prendere la bruschetta piena bella cucchiare, ci li schiffe sopra. Ah, va. E mangi. Posso però fare come ha fatto lei? Benissimo, anche, benissimo, eccoci qua. Ah, va. Giusta la cosa più buona. Ah, allora al mio 3? 1, 2, 3. Al suo 3. Ah, per me è buono. Non lo so. È buonissimo. Perché ha detto quella, ha detto che me possa mandare che la figlia mia che è bella, perché adesso ho fatto gli. È buonissimo, glielo garantisco. Me la dice la signorina quasi che è buono, perché gli si ne dica gli che è buono, è finita. È buonissimo e le dirò di più. Il nome è proprio azzeccato, perché Ciabotto, che c'ha questo nome onomatopeico che sembra che proprio ti riempie il palato. È la verità. È così buono che riempie il palato di gusto. No, questo è Ciabotto. Come non c'ha, perché si chiama Ciabotto? Perché Ciabotto la panza. E allora da me, Lidia e Lucia Bott, è tutto. Noi continuiamo l'assaggio. Benissimo. E ci vediamo dopo. Con grande piacere. Bentornati a Casa Rustichella. Ci troviamo a San Giovanni Teatino, un paese che un tempo era chiamato Forca Bobolina, da forca, che significa valle stretta, e da bos bovis, ossia bue. Legato strettamente alle vicende storiche di Chieti, il comune è suddiviso in due centri, San Giovanni Alta e San Buceto. Dal catasto conservato nell'archivio di Stato di Napoli, la parrocchia di Forca Bobolina risulta annessa al comune di Villa Reale fino al 1914, anno in cui si rende indipendente. Per l'indipendenza di San Buceto, invece, citata per la prima volta da D'Annunzio nella novella Sant'Orsola, una delle novelle della Pescara, bisognerà aspettare il 1923. E Casa Rustichella oggi omaggia quegli antichi sapori descritti dallo stesso D'Annunzio con una ricetta speciale: spaghetti saragolla della linea Triticum Biu a ragù alla genovese Rustichella d'Abruzzo. La genovese, nonostante il nome, non ha niente a che vedere con la Liguria, ma è un piatto totalmente meridionale. Sull'origine della sua denominazione ci sono varie teorie. Alcuni ritengono che si colleghi ai cuochi genovesi presenti a Napoli nel periodo aragonese, nel XV secolo, che cucinavano sughi a base di carne con cui condire la pasta. Ed eccola tutta la linea Triticum Bio, con la quale Rustichella desidera riproporre le varietà di grano duro d'agricoltura biologica della tradizione italiana. Per la nostra ricetta, nella versione lunga, gli spaghetti saragolla, antica varietà di grano duro pregiato per le sue caratteristiche di resa elevata e per la straordinaria qualità delle sue semole. Dal caratteristico colore giallo ambrato, si distingue per il sapore speziato ed intenso, ma allo stesso tempo delicato, che consente di riassaporare i gusti antichi e incontaminati di un tempo. Nella versione corta, Rustichella propone invece le busiate Timilia, una particolare varietà di grano duro che viene lavorata per mezzo di antiche macine a pietra ed è altamente digeribile, grazie al basso contenuto di glutine. Goethe descrive questo tipo di grano come un dono prezioso di Cerere, che da principio mostra una fogliolina assai delicata, poi cresce come il frumento e infine acquista molta forza. Io vi ricordo come sempre che potete acquistare tutti i prodotti Rustichella d'Abruzzo sul sito casarustichellain.com, dove trovare anche tante gustose ricette. E noi ci vediamo la prossima settimana con Casa Rustichella. Grazie a tutti, grazie San Giovanni Teatino, grazie per avermi ospitato, è stato bello, mi hanno fatto notare che non venivo qui da lontano, 90, quant'è? Dal 94, il primo spettacolo in piazza lo feci proprio qui, quindi devo tutto a San Giovanni Teatino, grazie alla Prologo di San Giovanni Teatino e a voi tutti amici, una buona estate ancora da godervela alla grande, quando vedete un mio manifesto venitemi a trovare, ciao, ci vediamo su Rete 8 il martedì alle 22, ciao, grazie, ciao a tutti, grazie.